La dottoressa Deborah Tognozzi è una di parola, ce l'aveva promesso, indice glicemico ed eccola qui a parlare dell'indice glicemico. Grazie Deborah di essere Grazie ancora con noi, i nostri telespettatori aspettano con ansia questa puntata, quindi mi sono arrivate anche delle, delle richieste sull'indice glicemico, ma che cos'è, è, è vero che la pasta ne contiene meno del riso, adesso ci devi dire tutto, hai 10 Quanto minuti scambio. 10 minuti scarsi come di sempre. Cerco di essere sintetica. Sintetica però dai, tu sai parlare. Allora, eh, si intende per indice glicemico eh, di un alimento, quanto tempo eh, ci mette mangiando quell'alimento ad alzarsi la glicemia, ok? okay? Quindi l'effetto di aumento della glicemia dato da quell'alimento che noi stiamo assumendo. Bene se sono Perfetto. riuscita a spiegarmi quindi che cosa significa? che in base agli alimenti che noi mangiamo ovviamente questo picco glicemico okay. può essere più o meno veloce più o meno elevato e soprattutto in corrispondenza poi dell'aumento della glicemia noi sappiamo che poi entra in gioco tutto il discorso dell'insulina cioè, quindi il discorso dell'insulina resistenza che poi è tutto collegato là perché è così tanto importante il parametro e da qualche tempo ancora di più dell'indice glicemico? Perché ormai è noto come andando a nutrirci, facendo attenzione all'assunzione all di alcuni alimenti in base al loro indice glicemico, noi possiamo andare a tenere sotto i controlli i valori della glicemia all'insulina e, dell e quindi anche perdere peso. Bene. Okay. Che sei? Poi c'è un altro parametro è che è il anche... carico glicemico, che però non ne voglio parlare qua perché è un parametro un po' più complicato, cioè di quanto alimento noi andiamo ad assumere con un certo indice glicemico. Fermiamoci all'indice glicemico, che già mi sembra, diciamo, in autonomia Fantastica utile. Fantastica nel marketing, perché già hai lanciato un'altra intervista, Accusa, perché a questo punto dovremmo fare un'intervista sul carico glicemico. Carico glicemico. Ma rimaniamo all'indice, perché è un argomento vasto e abbiamo veramente purtroppo poco tempo. Allora, è vero che la pasta integrale ha un glicemico più basso rispetto sì, alla pasta è vero. farina bianca? Allora, ci sono delle tabelle che possono essere consultate, chiaramente dietro a studi che sono stati okay. fatti viene preso il pane bianco, lo zucchero proprio come valore massimo no, di indice okay. glicemico e poi gli alimenti eh, valutati sono eh, così messi in tabella tra dei valori che sono elevati, medio, bassi. Okay. Okay, quindi. quindi noi dobbiamo andare a scegliere se vogliamo lavorare un po' certo. così, andarci a vedere queste tabelle, quelli che sono medio, bassi. Poi io lo trovo utile soprattutto l'indice glicemico anche per ad esempio per il diabete. Ma Assolutamente sì, cioè ormai eh, si lavora anche sull'alimentazione certo. no? anche per i diabetici tipo 2. Tipo 1, eh, tipo 2, cioè? Sì. Entrambi, però insomma diciamo il tipo 1 è più complesso e tu stai bene, eh, però se ci soffermiamo a quello di tipo 2 assolutamente sì, perché comunque facendo questo tipo di selezione no, la, certo. la persona può mangiare molto meglio. Ora, perché la pasta integrale ha un indice glicemico più basso rispetto a una pasta eh, non integrale? Intanto perché contiene più fibre. Ovviamente più ci sono fibre e più questo indice glicemico si abbassa, più il picco glicemico quindi è più morbido, io così cerco certo. di spiegare ai pazienti, no? c'è un andamento più morbido nel tempo. E quindi dove c'è un alimento integrale, il motivo per cui ingrassa meno non è che è per incanto che ingrassa meno, certo. ma è proprio perché il suo apporto di fibre eh, fa avvenire questo processo biochimico eh, dell'innalzamento glucidico in un modo più rallentato e quindi aiuta eh, diciamo l'assorbimento anche degli zuccheri. Ma non solo la pasta integrale rispetto alla pasta normale, perché ci sono un po' di, di curiosità no, eh, Vai. in questo. Vado, cioè, no, chiedimi tu qualche... Cosa che ti incuriosisce? Il riso, verde, il riso nero. Rispetto a un il riso venere. normale, allora il riso Venere, quindi il riso integrale, perché anche il riso venere Venere, certo. il riso rosso piuttosto che il riso integrale, sono dei tipi di prodotti che hanno un indice glicemico più basso Rispetto di un riso brillato. Il carnaroli, insomma, uno di questi. Esattamente del riso okay. che noi utilizziamo per i risotti. Quindi, io, se chi ci ascolta, no? magari qualcuno deve perdere peso o ha Ma problemi di allenamento. E, fanno... sì. e poi ancora, ora che mi parlavi in salata di riso, pensa che l'abbattimento della temperatura, cioè il freddo, se noi abbiamo della pasta, la freddiamo sotto l'acqua, quell'indice glicemico si abbassa ulteriormente. Okay. Okay. Quindi un'insalata di pasta fredda o un riso freddo eh, con un abbinamento magari di una proteina leggera delle verdure può essere un ottimo pasto completo a un indice glicemico assolutamente contenuto. Altra domanda. È vero che mangiare prima l'insalata a foglia verde prima della pasta contiene limita all'assunzione dell'indice dell glicemico? Allora, eh, ha due effetti. Eh, uno è un effetto di avvio della sazietà. Okay. quindi perché noi mangiando prima no, qualche cosa che non sia il, il piatto certo. principale noi avviamo questo processo di sazietà che considera che il segnale ormonale ci mette circa una ventina di minuti Beh. quindi noi in questo tempo iniziamo un processo, intanto c'è un riempimento gastrico c'è un inizio della digestione quindi avviene tutto un sistema ma in più c'è anche quello che dici te perché apportando fibre certo. ed acqua, ma fibre soprattutto, noi riduciamo poi una, un, diciamo L'assunzione di quello che è la, lo zucchero successivo nel, del pasto è, è più morbida, la carne, l'indice glicemico della carne, ma rossa. non lo consideriamo, non è un, cioè sui prodotti animali l'indice glicemico non viene assolutamente considerato perché i carboidrati sono talmente pochi. E quello che possiamo fare una distinzione è sulla frutta, eh. okay. frutta rossa. Bah, allora, diciamo i frutti rossi i frutti di bosco hanno un indice glicemico più basso rispetto a una frutta d'altro tipo se noi mangiamo la mela con la buccia ha un indice glicemico più basso rispetto a una Dele mela senza fibre. buccia sempre certo. per il discorso fibre una mela verde ha un indice glicemico più basso di una mela renetta okay. eh, la nurca va abbastanza bene però ecco là, la strategia è proprio l'utilizzo della buccia mi raccomando magari una mela biologica purtroppo certo. perché ormai eh, le coltivazioni sappiamo è quello che sono, sano. però va, va molto bene. Gli Poi agrumi? banana sì, bana ah, gli, agrumi. gli agrumi gli agrumi vanno bene cioè anche senza abusarne, però l'indice glicemico dell'agrume, l'importante, è che la frutta non sia troppo matura, cioè più c'è una maturazione e più l'indice glicemico aumenta perché aumentano ovviamente gli zuccheri cioè, no, della, della frutta. <ride> Banana. banana, banana sì o banana no? A me piace Anche molto lì, matura la banana. C'è il discorso quelli... della, della maturazione, quindi una banana molto matura, siccome la banana è fortemente amidacea, ha un quantitativo di carboidrati più alto, ma dove c'è cioè, la maturazione più avanzata, gli zuccheri aumentano ulteriormente. Però pensa che la banana, e il platano, in, sì. soprattutto in Brasile, loro lo utilizzano la farina di platano verde per abbassare la glicemia. Come ha dico di fibre, essendo. Perché è una fibra. Certo. Quindi eh, è interessante anche questo. Quindi banana, sì, quelle piccole non molto mature, non tutti i giorni. Quelle piccole si trovano al supermercato? Quelle... Ma quelle un pochino più piccole, insomma, per Bananas. contenere. Ma va Quelli bene, cioè non, non ha un ha... indice glicemico medio. Non Gelato. È... Beh, la saliamo l'indice glicemico. Però gelato ovviamente. di frutto o gelato di crema è diverso? È diverso. L'indice glicemico di solito è più alto nelle frutte piuttosto che nelle, nelle creme. Dipende se aggiungono zuccheri o non aggiungono zuccheri. Okay. Però se noi vogliamo fare per esempio un pasto a base di, di gelato, che può essere anche concesso no? ogni tanto, un pasto sostitutivo, io consiglio magari di, di fare un po' di crema e un po' di frutta perché solo la frutta... È, è, ha una, diciamo, un, un fattore saziante molto basso quindi dopo un po' abbiamo fame le creme hanno un fattore saziante un po' più alto soprattutto se prendiamo una nocciola, una mandorla sì. qualcosa che, che di ci sazia modica, buono, sì, da morire e, <ride> però insomma, bisogna contenere nell'arco di quella giornata magari poi l'apporto glucidico con altri alimenti passiamo a quello che si fa spesso in Italia e a Roma in particolare eh. e a Napoli la pizza la pizza che pizza e la pizza e la, eh, la, pizza la pomerola, eh, secondo Beh. te com'è? Eh, fa bene o fa male? Non è, Ma è una domanda. No, fa no, no, fa bene o fa male, ha un alto contenuto immagico glicemico. Sicuramente poi quella napoletana più alta, bella più... lievitata, più consistente, anche il peso è molto più alto rispetto a una pizza romana. Certo. Allora, dovendo scegliere la pizza, io consiglio la pizza romana. romana sottile, ben cotta perché anche lì la cottura, la tostatura, certo. eh, per esempio, anche il pane tostato no, ha un indice glicemico più basso e il lievito si riduce perché con la tostatura. L'indice glicemico si riduce il lievito viene. Meglio la bruschetta quindi del, del pane normale. Sì. Consigliamo sempre di bruscare il pane anche a casa col pomodoro, sì, perché non ha un po' d'olio d'oliva. È perfetto. Sì, sì. Bene, poi abbiamo. Andiamo sul, sulle bevande. La birra pizza, birra, binomio, proprio lievito. Eh, vabbè, abbiamo saltato ancora l'antipasto che poteva eh, essere il fiore di zucca il supplì o il filetto di baccalà allora, che, che antipasto mettere quando facciamo eh, pizza? Che l'antipasto dovrebbe avere la funzione di, di ah, iniziare la sazietà io i pazienti quelli virtuosi eh? dico, mentre gli altri mangiano qualcosa, perché non c'è cosa peggiore che stare a un tavolo e non mangiare niente fatevi portare un piatto di verdure o un'insalata poi vi mangiate la pizza in modo tale che facciamo okay. il discorso iniziale dell'abbinamento esatto. delle fibre, fibre insieme al carboidrato e, e così evitiamo di stare là a guardare e non prendiamo, certo il supplì no magari prima della pizza, ah. no, lo Bene. sconsiglierai. Guarda, mi dispiace ma il tempo è ecco. già scaduto, quindi Vabbè. o lo riprenderemo e ne faremo un altro o faremo quella di mezz'ora in un extended insieme a un'altra nutrizionista e così vediamo di... Come affrontare vuoi. bene questo argomento perché interessa chiaramente tantissimo, avrei altre 50 domande da farti come immagino tutti i nostri telespettatori. Eh vabbè, ci Quindi, possono anche scrivere immagino. No? Assolutamente sì, ah. possono scriverci tranquillamente alla redazione di, di Rete Oro e così avremo queste, queste domande. Bene, io ti ringrazio tantissimo, Grazie ringrazio a i nostri sempre. telespettatori, oggi è stato un filo di fuoco di, di domande, però insomma, speriamo di avervi dato qualche consiglio utile per mangiare con gusto e mangiare soprattutto in modo con sano. Grazie Deborah, grazie, grazie ai nostri telespettatori.